È partito con un bagno di folla il primo fine settimana di EnoEtna 2018. Migliaia i visitatori che hanno affollato la mostra mercato dedicata alle eccellenze enogastronomiche etnee. Dopo l'inaugurazione della manifestazione, la serata è stata colorata dall'intervento musicale del gruppo folk Vecchia Ionia e a seguire l'apprezzato spettacolo di musica etnica siciliana dal titolo Anetna, Canti e Conti di Sicilia. Ma che bello spettacolo! Vecchi curvo bene, fiscono all'animale stanchi e carichi, la montagna scurri rosso giù, segnalano letto di pianure e di paura, ma nell'anni nasce in giù, bagnato da pianto da signori. Ma non sento niente. La domenica sera, invece, il momento musicale è stato affidato al concerto del gruppo Sciummula Cangiarinenti Live, Suoni e Ritmi della Terra di Sicilia. Nella pineta di Piazza Roma, le eccellenze siciliane del gusto e dell'artigianato sono state completate dalle degustazioni di vini curate dal Consorzio di Tutela Vini Etna DOC, che ha proposto etichette appartenenti soltanto al Consorzio Etna DOC, guidati dai sommelier della FIS. E i primi piatti preparati dai ragazzi degli Istituto Alberghiero Falcone di Giarre, sotto l'attenta guida dei docenti. Provengo dall'Istituto Professionale Alberghiero di Giarre, Giovanni Falcone. Stasera ci troviamo qui all'EnoEtna. Abbiamo preparato un piatto classico della cucina, diciamo, nordafricana, nel caso specifico maghrebina, il couscous con pollo e verdure. I ragazzi sono del quarto anno della nostra scuola, alunni straordinari che in qualche modo hanno interpretato al meglio il piatto. Abbiamo avuto un buon successo, i cittadini qui di Santa Venerina sono accorsi in grande quantità, in grande massa, e a quanto pare abbiamo avuto un ottimo gradimento. Adesso passo la parola al collega Carmelo Zappalà e ai ragazzi che sicuramente danno un contributo positivo sulla serata. Stasera abbiamo dato modo di gustare ai cittadini di Santa Venerina il couscous, come detto precedentemente dal collega Spartà. Così vi posso annunciare anche quello di domani. Domani abbiamo un fusilli con crema di zucca e broccoletti con una spolverata, ma più che spolverata, decorazione di melagrano, e questo me ne occuperò io domani. Va bene, poi vi lascio alla degustazione di domani sera. Abbiamo arricchito del piatto aggiungendo ingredienti diversi dalla ricetta originale, per esempio zucchine, peperoni, il pollo e piselli. La ricetta originale è molto diversa. Nella ricetta originale cambia più che altro la procedura. Noi usiamo la couscoussiera, che è una pentola allungata, e in superficie abbiamo un'altra mezza pentola forata dove appunto mettiamo il couscous e viene cotto con il vapore delle verdure e della carne all'interno della casseruola. Ed ancora enogite, visite alle cantine, mostre fra le più notevoli, le due mostre Arbores Etnensis a cura di Adele Maugeri e l'Etna, il mito e la storia nelle stampe antiche a cura di Franz Riccobono e Marco Grassi, che si potranno visitare anche il prossimo weekend presso la Casa del Vendemmiatore. Fra le novità di quest'anno, poi, c'è l'importante collaborazione dell'Istituto di Istruzione Superiore Fermi Eredia di Catania. Il docente Giovanni Vecchio, responsabile dell'alternanza scuola-lavoro, ci ha spiegato in cosa è consistito il contributo della scuola. Questa novità che ci è stata richiesta da parte del sindaco è per le prime analisi del vino, il grado alcolico, il Brix, che sarebbe il grado zuccherino, e per le prime analisi sia del mosto che del vino.
diamo con i ragazzi una prima analisi a chi desidera sapere qualche cosa, qualche dato, anche in una fase e anche in maniera gratuita, cioè non facciamo pagare queste analisi. Nel caso che qualcuno volesse delle analisi più complete, le portiamo a scuola e le facciamo più complete, sempre in maniera gratuita. E prenderemo e faremo le analisi dell'acidità, del grado zuccherino e del grado Brix. E domenica mattina si è svolto poi uno dei momenti più attesi e folcloristici della manifestazione, il tradizionale palio delle botti, secondo memoria il Francesco Nicolosi. A vincere quest'anno la città di Santa Venerina, seguita da Castiglione di Sicilia e Lingua Glossa. Nel corso della mattinata il centro storico è stato arricchito dalla sfilata del carretto siciliano con i caratteristici musici e ritmi folk e dalla sfilata del gruppo storico in costume di Piazza Armerina. L'assessore al turismo Alfio Di Paola ha tracciato ai nostri microfoni un bilancio del primo weekend, invitando tutti quanti a non mancare al prossimo 29 e 30 settembre, che concluderà Enoetna 2018. E siamo ormai alla 22esima edizione, quest'anno abbiamo provato ad allargare un po' lo spazio espositivo degli stand. Infatti, oltre che nella villa, ci siamo allargati nella via Archimede, con l'augurio e la speranza di poter allargare ancora, e credo che ci sono tutte le possibilità per poterlo fare. E abbiamo cercato, come nelle passate edizioni, di tenere alto l'esposizione della merce, cioè un valore piuttosto di qualità che di quantità, e questo è stato molto ed è molto apprezzato dalle persone che vengono a guardare, perché vedono che non c'è la solita, come dire, fra virgolette, fiera, che noi rispettiamo tantissimo, però abbiamo provato, visto che l'eccellenza è il vino, l'attore principale è il vino, è giusto che attorno ci siano prodotti di qualità, artigianato di qualità, e non solo artigianato. Abbiamo degli espositori di frutta tipica della Sicilia, come i fichi d'India, il pistacchio, che sono prodotti della nostra Etna, che, ribadisco, come ho già detto varie volte, è un territorio unico per il suo sottosuolo e per la sua parte climatica, che fa veramente un binomio unico, secondo me, al mondo. Gli appuntamenti della prossima settimana, giorno 29 e 30, il domenica 30 abbiamo il Palio delle Contrade nel pomeriggio. Sono tutti i quartieri di Santa Venerina, che ogni quartiere forma una squadra, e poi insomma, faremo dei giochi, chiaramente con competizione, però con molta amicizia. Di mattina ci sono le enogite, faranno il giro della Trigora di Santo Stefano, andranno nella tenuta di Cosentini, poi si fermeranno a pranzo nel sentiero degli Ulivi. Una enogita molto apprezzata, visiteranno anche le cantine antiche delle distillerie e dei distillati. Vi aspettiamo sabato 29 e domenica 30. Domenica è l'ultima sera, e veramente spettacolari i giochi che si faranno.